dopo l'infelice battuta omofoba del pugile di Marcianise nei confronti del concorrente gay Bosco Cobas, seguita, in separata sede, dalla spiegazione del vero senso della sua battuta, ovvero che friariello, in napoletano vuol dire ricchioncello. Nel web si è scatenata l'indignazione, e in tantissimi accusando Russo di omofobia, hanno chiesto alla produzione del programma di eliminarlo dal gioco. La prima ad intervenire è stata Mara Venier, che pubblicando il filmato incriminato ha scritto: "Questo è il video, giudicate voi, non ho parole. Bosco amore mio, non ti curar di loro, tu sei tu, e ricorda che non bastano i muscoli per essere uomini, ti voglio bene." In seguito anche Rebecca De Pasquale, l'ex Defina Trans, in un video invita Clemente Russo a dare un pugno all'omofobia. Parole dure anche da Nina Morice su Facebook, avendo un fidanzato napoletano. "Riguardo alla storia di Clemente Russo e del friariello, posso affermare due cose con assoluta certezza. Innanzitutto il termine napoletano da usare con te penso sia strunz, che poi tranquillo una cosa simpatica, mi raccomando non glielo dite che vuol dire, perché friariello non l'ho mai sentito usare come etichetta gay. Seconda cosa è fruffrio ricchioncello che hai usato alle spalle di Bosco, fa di te un omofobo e pure vigliacco." In effetti, pare che Russo, oltre ad aver fatto una brutta figura, abbia preso pure una gaffe, perché molti fanno notare che il termine friariello non si riferisca agli omosessuali, ma che sia usato per indicare una persona sciocca o fessacchiotta. Cosa accadrà lo scopriremo lunedì prossimo, quando sicuramente Ilary Blasi e Alfonso Signorini gli comunicheranno cosa ha scatenato la sua infelice battuta. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Grazie.